Quand è l'un travare amica, di qui, quanto passa i suoi giornati, a mezzo una castagnetta, in pieno paese di Bugugna. Coso pinello in mano e carco di idee in mente, Elu s'abbandona alle sue passioni senza pretensione. Un messaggio, non è mica un messaggio che una legione dà animo in qualche maniera, ma voglio dire, più certe situazioni, certi paesaggi, ciò che è stato vissuto, ciò che ha giuisto e tutto, e cerco di scrivere una musica. Una musica, invece di suonare, giusto composta di colori e di forme. So a più di 20 anni che lo sono fatto in pittura. Ogni tanto, quando l'estro lo permette, si lega all'allegrezza, con teli e colori abbastanza caldi. Ma di volte, uso gamba personale li ramenti che la vita è fatta di noi, di momenti più duri. Abbiamo visitato a Pregio di Fresno e ci sono andato 2 o 3 volte e veramente mi ha marcato. E voilà ciò che ne è sortito, i colori bugi e tutto, e quantunque ho come c'era quantunque c'era gioventù, c'è quantunque a vita, c'è l'esperienza. E anche se lo sappia di assai bego i montagni grauninchi, un nemico a gui che è nato l'ispirazione d'Anto. Uso paesi d'Usoladio, i paesoli accanto, Uvio Morbo, Bavella. Di qui che ha nutrito il suo immaginario. Mio papà, mia mamma, tutti gli anziani mi contavano quando ero zitto e tutto questo ha costruito in me una specie di libro che ho dovuto riscrivere a mia maniera. Intanto da Bugugna a Usoladio, Antò continuò a tracciare il suo cammino. Strada facendo, ha anche sposato i suoi opari in America. Ma ella vi dicerà, meglio in casa Zoya, non si può stare.